Silvia. Allora, di nuovo buon pomeriggio. Questo è l'incontro che facciamo annualmente con tutti gli accoglienti. È per noi un momento molto importante. Voi sapete che il tirocinio per il corso di laurea di scienza della formazione primaria è un passaggio, è un componente molto importante. Ragazza, se c'è ricorsività tra quello che facciamo noi e quello che fanno nella scuola, un continuo rimandare tra ciò che osservano, l'osservazione su quello che vedono, la riflessione su quello che vedono e capire se i supporti teorici che diamo sono veramente, permettono veramente di interpretare. Per favore, chiudete gli audio, permettono di interpretare quello che succede nella scuola e permette di loro di operare nella scuola. È molto importante questo rapporto, è anche molto importante il vostro modo di accompagnarli. Loro vedono la scuola attraverso i vostri occhi, pensano alla scuola attraverso il vostro fare. Voi siete dei modelli che loro vedono e cercheranno di imitare il più possibile, quindi la vostra figura è una figura molto importante. Così come è importante questo momento, cioè il fatto che ci sia la massima massimo parallelismo. Buonasera, buonasera. Buonasera. Professore, l'audio un attimo. Prof, il microfono chiuso. Sì. Professore, l'audio. Riprovi col microfono. Ok. Buonasera. Avete sentito perfetto. Fino adesso? Sì, sì. Avete sentito? Sì, sì. Allora, appunto, stavo dicendo che per noi è molto importante questo allineamento e crediamo anche che sia importante attivare il più possibile momenti di confronto. Questo è un momento, poi vedrete i nostri tutor organizzatori e coordinatori vi illustreranno il progetto di tirocinio da discutere insieme, ma volevo adesso anche soffermarmi su due questioni che ritengo importanti. Voi sapete che ogni anno facciamo un'attività di formazione con gli accoglienti. Quest'anno l'attività di formazione sarà sulla valutazione, perché questo ci è stato richiesto dai responsabili delle vostre scuole e dai dirigenti. Sappiamo che è un tema caldo e sappiamo che è un tema su cui è importante riflettere insieme. Questa attività sulla formazione, questa formazione sulla valutazione sarà anche parallela anche con l'USR. I titoli che daremo saranno 25 ore di formazione che potranno essere sia per chi vuole in Sofia sia certificate da noi. Da quest'anno però cercheremo anche di attivare un percorso più breve di 12 ore di ricerca azione, un percorso che sarà 9 ore di formazione individuale, di riflessione individuale, un percorso di ricerca azione di cui parlerò nella seconda parte dell'incontro. Questo per dire che a noi interessa molto il rapporto con voi accoglienti, un rapporto che deve essere coattivo, nel senso che importanti i suggerimenti. Abbiamo perso adesso la linea. E le informazioni che ci date. Voi state con i nostri studenti, voi vedete come si rapporta. Mi sentite? Mi sentite? Adesso sì. Quindi stavo dicendo, per noi è molto importante quello che voi vedete, perché voi vedete come i nostri studenti stanno in classe. E quindi le informazioni che ci potete dare anche su questo elemento, su questa postura che loro hanno, è fondamentale. Do la parola ad Anna Scienzi. Anna, ci sei? Eh,
Nel frattempo chiedo di nuovo di spegnere l'audio. Grazie. Come entrate su Zoom dovete spegnere l'audio col microfono in basso a sinistra, disattiva l'audio, perché siamo tanti, poi siamo più di 300 persone. Ok, allora non mi sembra che ci sia, do la parola a Sabina Tombesi per introdurre le tematiche su cui oggi discuteremo. Sabina, a te la parola. Richiedo ad Anna Scienzi se è presente. Sabina, puoi iniziare, vai. Va bene, professore, comincio io e condivido le slide che abbiamo predisposto. Allora, già il professore ha introdotto l'importanza della figura del docente tutor accogliente. Questo appuntamento è dedicato tutto. State vedendo la condivisione delle slide? Sì, sì, lo vediamo benissimo. Sì, sì. Ok. Allora, già il professore ha introdotto l'importanza della figura del docente tutor dei tirocinanti, che è una figura centrale nella formazione dei futuri insegnanti e che è stata definita per la prima volta dal DM 249 del 2010. Ha parlato appunto di una figura fondamentale per orientare gli studenti riguardo appunto agli aspetti organizzativi e didattici della scuola e alla appunto crucialità di questa figura per accompagnare e monitorare l'inserimento nella classe in tutto l'ambiente scolastico della figura appunto degli studenti tirocinanti. Orientare vuol dire appunto favorire la costruzione di un sé professionale che sia consapevole e che sia fortemente correlata con l'organizzazione della scuola. Accompagnare significa sostenere e aiutare gli studenti anche nei momenti, no, in cui cercano di capire quella che è la complessità sia del compito dell'insegnare ma anche della collegialità, dell'inserirsi nell'ambiente della scuola, restituendo costantemente un feedback. Questa parola del feedback sarà una parola fondamentale, cruciale durante tutto il periodo del tirocinio, perché sarà importante riflettere costantemente sulle pratiche e collegare costantemente la teoria che viene portata avanti e che viene approfondita nell'ambito dell'università con la pratica che viene invece realizzata nell'attività appunto nell'ambiente scolastico. Il ruolo fondamentale dei tutor è anche quello di monitorare il tirocinio diretto per quanto riguarda il tutor scolastico e il tirocinio indiretto per quanto riguarda invece il tutor universitario. E quindi riassumendo, se noi andiamo la postura fondamentale del tutor e il suo ruolo cruciale di accompagnare, il tutor deve innanzitutto dovrebbe conoscere il percorso che lo studente sta facendo, cercare di intercettare i bisogni e le difficoltà che ha lo studente di comprendere un ambiente scolastico e quindi rispondere alle domande, fornire chiarimenti e poter in qualche modo essere di supporto allo studente. Riconoscere l'identità dello studente, comprendere quelle che sono i suoi bisogni, le sue esigenze e cercare di dare fiducia a questo studente nel momento in cui viene monitorato e supportato il suo percorso di formazione. Quindi l'attività presso l'università che viene seguita dagli studenti si completa e si rafforza grazie all'attività che viene svolta a scuola in uno spazio-tempo di formazione che accompagna appunto questa professionalità e questa professionalizzazione. Quindi se noi andiamo a vedere attentamente il percorso del tirocinio, vediamo che è caratterizzato da attività di tirocinio diretto che vengono svolte a scuola, da approfondimenti teorici e da attività didattiche
più di tipo epistemologico e formativo che vengono realizzate nell'ambito universitario con veri e propri insegnamenti, e attività che sono invece più pratiche, che sono realizzate attraverso i laboratori e la corrispondenza tra tirocinio diretto e tirocinio indiretto, che permette di trovare una connessione diretta tra la pratica e la teoria. Se noi andiamo a vedere il percorso di quest'anno, ci accorgiamo che c'è stata una piccola rimodulazione per quanto riguarda le ore di tirocinio diretto e di tirocinio indiretto. In particolare abbiamo riassunto le modifiche che si sono avute in questo anno accademico nella tabella sinottica che voi potete vedere, per cui gli studenti del secondo anno non avranno il tirocinio diretto nel primo semestre, ma avranno una maggior quantità di ore di esperienze di tirocinio diretto nel secondo semestre, per un totale di 45 ore. Il tirocinio del terzo anno vedrà 40 ore di tirocinio diretto nel primo semestre e 40 ore nel secondo semestre, prevedendo un'alternanza tra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Il tirocinio del quarto anno vedrà invece una presenza di 55 ore di tirocinio diretto al primo semestre presso la scuola dell'infanzia e 55 ore nel secondo semestre presso la scuola primaria. Infine, il quinto anno avrà 106 ore di tirocinio diretto, da ripartire equamente in 53 ore alla scuola dell'infanzia e 53 ore alla scuola primaria. Questo è il prospetto generale, quindi gli studenti che inizieranno il percorso del tirocinio avranno una procedura che è totalmente digitalizzata, e poi la scuola provvederà a confermare l'effettiva esecuzione, lo svolgimento delle ore di tirocinio diretto sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria. Adesso andiamo ad approfondire però quelle che sono le caratteristiche di ogni annualità, perché gli studenti che vi arriveranno apparterranno a diverse annualità, quindi è importante per i docenti tutor accoglienti conoscere le caratteristiche di ogni percorso di tirocinio, dal punto di vista dell'annualità, ma anche dal punto di vista dei documenti di riferimento a cui, appunto, su cui si poggia l'architettura del tirocinio. E quali sono questi documenti fondamentali? Il progetto generale di tirocinio, che ritrovate appunto nella pagina dedicata al tirocinio, il progetto, l'organizzazione formativa di ciascuna annualità e il contratto di tirocinio. E dove si trovano tutti questi documenti? Si trovano nella pagina che l'università dedica appunto alle attività di tirocinio della classe LM85-VIS. Questo è il link che voi vedete, dove ci sono tutti i documenti, dove è spiegata tutta la parte teorica relativa al tirocinio, che consigliamo appunto alle tutor accoglienti di conoscere, in modo tale di avere una visione sistemica e complessiva del tirocinio. Adesso però andremo a specificare per ogni annualità, perché il tirocinio lo troviamo nel secondo anno del corso di scienze della formazione primaria, al terzo anno, al quarto anno e al quinto anno solo al primo semestre. Quindi il percorso del tirocinio abbraccia idealmente tutto il corso di scienze della formazione primaria, sono le colonne su cui si basa appunto il continuo confronto tra la teoria e la pratica. Se le colleghe vogliono aggiungere qualcosa o il professore vuole aggiungere qualcosa, ditemi voi. Ma io andrei a specificare subito i programmi delle quattro annualità, perché poi dopo aver presentato magari lasciamo lo spazio per il dibattito e cerchiamo di capire se ci sono precisazioni da fare o approfondimenti da fare. Va bene, professore. Allora, passiamo direttamente, cominciamo dal secondo anno, che sono gli studenti più piccoli, quelli meno esperti. Per cui nel secondo anno noi cominciamo a far comprendere loro la complessità dell'istituzione scolastica, intesa proprio come una organizzazione che ha numerose articolazioni, numerose gerarchizzazioni
e la postura che gli studenti devono avere nel porsi, no, con uno sguardo di osservazione attenta e riflessiva nei confronti appunto del sistema scuola. Prima di tutto andiamo a vedere, no, quelle che sono le caratteristiche della professionalità docente, quindi cerchiamo di portare l'osservazione dello studente da quella che era il suo punto di vista di studente a quella del punto di vista del docente. Quindi fino a quel momento gli studenti che noi abbiamo all'università hanno conosciuto la scuola solo dalla loro esperienza di studente. Nel momento in cui cominciano invece il tirocinio, stiamo cominciando a decentralizzare appunto questa visione dal punto di vista della professionalità. Quindi andiamo ad analizzare sul percorso che loro stanno facendo attraverso, no, la formazione degli insegnamenti con i laboratori attraverso uno strumento che è quello dell'e-portfolio. Andiamo ad analizzare come si è evoluta nel tempo la professionalità docente, andiamo a vedere il profilo delle competenze del docente che sono attualmente richieste da una scuola che è sempre più variegata e con delle complessità sempre più emergenti. Andiamo ad analizzare gli ambienti di apprendimento, andiamo a vedere quelle che sono le variabili spazio-temporali, e andiamo a vedere proprio l'organizzazione scolastica dal punto di vista di come sono strutturati e come lavorano gli organi collegiali. E soprattutto andiamo a vedere anche e ad analizzare i documenti fondanti dell'istituzione scolastica, da cui si evince quella che è l'autonomia di ogni istituzione scolastica dal punto di vista didattico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista proprio della ricerca, dell'approfondimento e della documentazione. Andiamo a vedere anche come si svolge la comunicazione all'interno dell'istituzione scolastica, in particolare andiamo ad analizzare un tema fondamentale che è quello della collegialità, ma soprattutto andiamo a dare degli strumenti e delle modalità per poter leggere in maniera sistematica e con un approccio appunto più attento quelle che sono le dinamiche che trova anche all'interno della classe. E quindi è fondamentale avere degli strumenti per osservare in maniera attenta e oggettiva ciò che avviene, quindi cogliere anche tutti quegli eventi che si hanno non solo all'interno della classe, ma anche in tutto l'ecosistema scuola. Quindi di andare a cogliere le routine, andare a cogliere gli eventi fondamentali della scuola e come avviene la progettazione nell'ambito della classe. Tema che poi verrà approfondito e ancora di più sviscerato nell'ambito del terzo anno. Quindi al secondo anno gli studenti hanno la possibilità di intervistare i docenti accoglienti, di osservare l'ambiente scolastico e di cogliere con una postura più passiva però le attività didattiche che si svolgono, di intervistare il dirigente scolastico per capire, no, come è strutturato l'organigramma e quelle che sono le funzioni delle varie componenti della scuola, e soprattutto gli studenti hanno una possibilità di leggere in maniera approfondita e critica quelli che sono i documenti fondamentali dell'istituzione scolastica, quindi il TOF, l'atto di indirizzo, tutti i documenti che sono fondamentali appunto e che compongono l'ossatura appunto della scuola. E cosa importantissima, possono partecipare gli organi collegiali, perché fino a quel momento ne hanno solo sentito parlare, ma per capire effettivamente come funzionano possono direttamente entrare negli organi collegiali. Vi chiediamo proprio di permettere loro di parteciparvi, perché è un'esperienza fondamentale per la loro crescita come insegnanti. Tutti questi documenti poi che loro realizzeranno durante il tirocinio diretto verranno analizzati, verranno sviscerati e verranno approfonditi in maniera critica durante la fase del tirocinio diretto. Quindi per introdurre i ragazzi in questo ambiente che è totalmente nuovo per loro dal punto di vista, no, del docente, vi chiediamo di accompagnarli e di aiutarli a comprendere appunto questa complessità.
La referente, la tutor organizzatrice per quanto riguarda il secondo anno sono io sono Sabina Tombesi, e questi sono i numeri di riferimento, il numero di telefono e la mail, e per qualsiasi cosa ci potete contattare. Anzi, chiediamo proprio ai tutor accoglienti di avvertirci, di avere un contatto stretto con noi, perché se ci sono delle situazioni, no, di criticità, se ci sono degli eventi che rappresentano dei campanelli d'allarme, è importante che voi ce lo comunichiate. Quindi stiamo cercando di strutturare delle modalità di collegamento sempre più strette tra i tutor accademici e i tutor accoglienti. Okay. Questo perché è necessaria una correlazione molto, certo, ma molto stretta. Bene, allora, passiamo al terzo. Al terzo, vai Silvia. Buon pomeriggio, io sono Silvia Biondi e sono la tutor organizzatrice della terza annualità. Durante il corso del terzo anno noi ci occuperemo di analizzare e studiare la progettazione didattica di una sessione di lavoro sia nella scuola primaria sia nella scuola dell'infanzia, quindi il semestre è dedicato alla scuola primaria e il secondo semestre alla scuola dell'infanzia. Cosa faremo nel corso di questi due semestri? Abbiamo strutturato questo percorso in quattro nuclei. Quindi un primo nucleo che è un approfondimento sulla progettazione e sull'agire didattico, perché gli studenti che professoressa Sabina vengono l'idea di scuola vissuta con gli studenti. Quindi ora cambiare questa prospettiva e proprio nel corso di questo terzo anno andranno a svolgere la loro prima attività didattica. Ed è qui proprio che loro devono andare a comprendere che la progettazione non si tratta solo di un lavoro che viene fatto magari prima, esce con l'azione. Silvia, non si sente bene? Non si sente molto bene, Silvia. Mi sentite? È un po' a tratti. Arriva la voce metallica. Silvia, vai avanti tranquilla, è la rete tua, quindi va bene così. Ottimo, tranquilla, ciao. Ok, quindi continuo. Quindi dopo aver analizzato l'agire didattico, andranno, quando sono in classe, andranno ad analizzare una sessione di lavoro del tutor accogliente e successivamente saranno loro, come ho detto prima, a realizzare una progettazione di una sessione di lavoro. Tutto questo, tutte queste tematiche sono racchiuse nella professionalità in evoluzione, perché gli studenti quindi rifletteranno su quello, su cos'è la progettazione didattica, su come si analizza la sessione di lavoro, vedranno all'opera voi insegnanti, voi docenti accoglienti, classe, come progettate la vostra classe, quindi i docenti, da dove partite, quali sono i su cui partite per una progettazione, sviluppate e intervenite direttamente in classe, e infine proprio fuori la lezione quali sono le ricadute per le prossime progettazioni. Possiamo scorrere la slide. Quindi tutto questo lavoro cosa deve fare lo studente? Lo studente andrà quindi ad intervistare il tutor accogliente proprio in base all'osservazione che dovranno fare in classe, che fanno queste domande, poi e capire anche, esplicitare il senso della nostra lezione. Andranno quindi ad osservare pratiche insegnamento in classe, realizzeranno in base a questo delle attività che insegneranno qui. Poi andranno loro a progettare una sessione di lavoro. Chiediamo disponibilità vostra di farli intervenire, di supportarli in progettazione e aiutarli a progettare. E poi faranno
quindi anche attraverso il vostro aiuto, la riflessione in postazione. Quindi diceva anche all'inizio il professore, chiediamo il vostro aiuto perché voi vedete già in classe questi studenti si approcciano riescono a gestire la lezione, sia la presentazione iniziale che la postazione. Poi quindi lezione che coinvolgerà, quindi sarà importante anche la vostra dare un feedback agli studenti sull'intervento che hanno svolto. Una cosa sola volevo precisare, l'importanza che loro in qualche modo possano registrare la loro lezione per poi poterci riflettere. Se nella vostra scuola non è possibile la registrazione video, pensate almeno alla registrazione audio, oppure a una registrazione video in cui non si vedono gli alunni, ma solo il nostro studente. Scusi, all'interno delle nostre scuole... Nemmeno le voci dei bambini, altrimenti avremo bisogno delle deleghe da parte dei genitori. Non so se si è sentito. Sì, no, si è sentito. Vorrei che rispondesse Sabina perché io sto perdendo la linea, sto andando in galleria. Purtroppo con la legge della privacy diciamo che abbiamo firmato parecchi documenti. Per qualsiasi sia ripresa video, audio, eccetera, abbiamo bisogno del permesso da parte dei genitori. Non possono uscire né immagini né registrazioni, diciamo, da parte di nessun estraneo. Sabina, il microfono, perché prima te l'ho spento quando parlava Silvia. No, sto dicendo proprio per questo, ve lo dico adesso per capire quello che è possibile fare, perché allora, poter riflettere sulle loro loro lavoro è fondamentale, quindi capire quale formula l'importante potrebbe essere, ripeto, solo riprendere il nostro studente, non gli alunni, oppure un audio che viene trascritto e poi cancellato. Ma lascio la parola alla professoressa Tombesi. Allora, rispondo a questa cosa perché è un'incombenza che ci siamo assunti proprio per curare la privacy, per curare la più minuziosa e attenta modalità di trattamento dei dati che fosse rispettosa della normativa, in particolare del regolamento europeo, abbiamo predisposto e poi distribuiremo agli studenti una informativa che è stata preparata insieme con l'ufficio legale proprio dell'Università di Macerata, nella quale individuiamo gli studenti come responsabili del trattamento dei dati e possiamo, con l'autorizzazione dei genitori, quindi abbiamo tutta una documentazione che possiamo dare ai genitori per l'autorizzazione e anche alla scuola, in maniera tale che non ci siano problemi riguardo appunto a eventuali registrazioni audio o video. Quindi su quello, se gli studenti ne hanno bisogno e se la scuola ce lo chiede, possiamo tranquillamente fornire tutta la documentazione che è prevista per la normativa. Silvia, finisci. Silvia Biondi. Sì, quindi dicevo che nel corso di questi, nel momento in cui lo studente verrà in classe, dovrà produrre alcune interviste, quindi esisteranno tutor accoglienti in base alla progettazione che hanno. Che avete su cui avete lavorato, quindi vi chiederanno il senso da dove siete partiti, poi analizzeranno la vostra lezione, magari vi faranno delle domande su quali sono gli obiettivi, i traguardi, e alcuni aspetti li individueranno, cercheranno di soli. Successivamente saranno loro che andranno a progettare la lezione, la vostra classe di riferimento nel primo semestre o la sezione nel secondo semestre. Vi chiediamo
quindi di supportarli in questa fase, perché sarà la loro prima, sarà il loro primo intervento in classe e avranno bisogno di supporto, quindi in parte lo faremo noi, in parte toccherà anche questo supporto. E tutto questo lavoro comunque sarà incentrato anche poi sulla riflessione dell'evoluzione della professionalità docente. Saranno gli studenti che andranno ad elaborare le competenze in base al lavoro che hanno fatto nel corso del tirocinio. Ok, io sono Silvia Brazzoni e sono organizzatrice del quarto anno, dove lo sguardo si sposta, si amplia nella mesoprogettazione. Quindi le finalità che chiediamo a questi studenti sono quelle di sviluppare le competenze di analisi e riflessione sui moduli e poi progettazione dei moduli stessi. E il percorso del quarto è speculare, quindi il primo semestre si svolge alla scuola dell'infanzia e il secondo semestre alla scuola primaria. Si può rimettere quella sopra di slide, Sabina, grazie. L'immagine è sopra. Dicevo, sono i due percorsi speculari, ok? E, con un modulo che riguarda la professionalità docente, che è un po' il filo conduttore del quarto anno, ma mi sento di dire di tutte le annualità, su cui loro riflettono. Hanno le portfolio, quindi un portfolio professionalizzante, che continuano a compilare durante il loro percorso da studenti e quindi inseriscono le evidenze con delle pratiche riflessive e questo lo accompagna, come vedete l'abbiamo messo in mezzo tra il primo e il secondo semestre. Quando ci spostiamo alla scuola primaria, la lente di ingrandimento va sulla valutazione. Valutazione strettamente naturalmente legata alla progettazione, c'è una doppia freccia infatti, un circolo, no? Valutazione e progettazione. Loro dovranno essere in grado di realizzare una progettazione di un modulo e realizzare una sessione di lavoro naturalmente interna a quel modulo, capendo appunto come sono legate queste scatoline, queste card che sono modulo, lezione e attività. Per questo abbiamo usato, voi vedete uno screenshot del DEPIT, che è un'app di learning design, che è già strutturata, già struttura, proprio conduce il pensiero in questa direzione. La struttura è definita, ovviamente è uno strumento molto flessibile che i ragazzi impareranno ad utilizzare in questo anno e sarà magari utile anche il confronto con voi in classe perché vedrete che è uno strumento molto, molto utile. Quindi noi chiederemo di analizzare, riflettere sui moduli che voi realizzate a scuola e poi loro stessi ne progetteranno uno con questa applicazione. E possiamo andare avanti. Ovviamente è una progettazione disciplinare, non ci dobbiamo focalizzare su alcune discipline, alcuni campi di esperienza e si sono scelti appunto i discorsi, le parole, la conoscenza del mondo per il primo semestre e l'italiano e la matematica nella scuola primaria. Ovviamente si parte sempre dall'osservazione, quindi vi chiediamo di farli osservare le vostre pratiche in classe e in sezione, di fornire loro gli strumenti di valutazione che utilizzate abitualmente e quindi far vedere proprio praticamente come valutate. Loro faranno anche una raccolta, una sorta di raccolta di analisi di questi strumenti di valutazione che poi discuteremo nell'indiretto. Loro stessi, dicevo prima, progetteranno un modulo, ma realizzeranno in classe, con il vostro aiuto, soltanto una sessione di lavoro all'interno ovviamente del modulo progettato. Le produzioni quindi sono, vedete nella colonna di destra, esattamente parallele, quindi progettazione di un modulo, realizzazione di sessione di lavoro e riflessione e postazione. Queste sono sempre ricorsive. Le riflessioni le fanno sia con voi in aula, mentre progettano e quando hanno poi realizzato questa sessione di lavoro, subito dopo le fanno con noi all'indiretto. Quindi c'è questo rapporto circolare. Ecco perché vi invitiamo al più possibile a farli riflettere sulle loro pratiche che poi loro ci riporteranno all'indiretto. Ci teniamo sempre a specificare anche ai ragazzi che il diretto va di pari passo con l'indiretto, infatti poi andranno a scuola soltanto quando saranno assegnate delle attività, non vanno tanto per osservare ma per svolgere delle attività insieme a voi e rifletterci nell'indiretto.
Il mio contatto è il seguente, il numero di telefono dell'ufficio e la mail UNIMC. Ok, e siamo arrivati, come dire, alla chiusura del cerchio, perché il cerchio lo chiudiamo noi del quinto anno, scusate. Io sono Marilena Sanzani, sono la tutor organizzatrice del quinto anno. Come dicevo, ci occupiamo un pochino di chiudere un cerchio, perché anche noi accogliamo gli studenti che hanno già frequentato il tirocinio sia in diretto che diretto per diverse annualità. Quindi il nostro approccio è riflessivo, come avete visto anche nelle annualità precedenti, e ricorsivo, perché sicuramente noi non possiamo che partire da quello che è stato fatto negli anni precedenti. Però facciamo un passetto, aggiungiamo un pezzo, un piccolo tassello in più, perché il nostro livello di attenzione, se vogliamo chiamarlo così, è sicuramente il macro. Se avete visto, in terzo si occupano prevalentemente di micro progettazione, in quarto passano alla meso, in quinto anno addirittura andiamo alla macro progettazione. Quindi analizzeremo, cercheremo di capire insieme agli studenti prima di tutto che cosa è la macro progettazione e tutte le sfaccettature che questa macro progettazione può assumere, perché accanto a quello che possiamo definire come un esempio di macro progettazione, che è il curriculum di istituto, esistono poi anche i curriculum annuali, o che poi vengono chiamati in diverso modo, del singolo docente. Alcuni li chiamano il curriculum della disciplina, alcuni programmazione annuale, insomma ci sono diversi modi comunque per fare riferimento a quella progettazione che ricopre, come dire, tutto l'anno scolastico, che un pochino ci dà il senso di quello che vogliamo fare durante tutto il percorso annuale con quella classe, con quel determinato contesto. E questo diciamo... Bene, questo è... Riprovo. Sì, benissimo, non sento più l'eco. È il primo tassello, il primo, diciamo, modulo che si lega in maniera molto evidente alle annualità precedenti. Il secondo tassello è quello che abbiamo definito come ecosistema formativo, che per noi è un concetto fondamentale. Che cosa intendiamo per ecosistema formativo? Il fatto che nella scuola i docenti non lavorano da soli, non sono isole felici che lavorano per conto loro e che non hanno, no, rapporti con altri insegnanti. No, sono pezzi di un puzzle, ok, molto più grande e molto complesso, in cui il risultato finale non dipende dalla somma delle singole parti, ma dipende da come queste parti riescono a incastrarsi proprio più o meno perfettamente insieme. E questo è quello che viviamo a scuola, perché noi insegnanti, come dicevo prima, non lavoriamo da soli, ma lavoriamo prima di tutto con tante figure, tanti altri insegnanti, ma anche figure che sono diverse dagli insegnanti. Magari c'è l'esperto con cui facciamo un progetto, c'è tutto il personale ATA, ci sono le assistenti, le educatrici, ci sono tante figure che ruotano intorno a quello che è sempre il nostro punto di riferimento, cioè che è la classe. Ma la gestione della classe avviene a livello sociale, non avviene mai singolarmente. Per cui con i ragazzi cominciamo a riflettere anche su questo, lo facciamo in quinto, perché cominciano ad avere, secondo noi, una certa maturità anche professionale per capire veramente come si lavora in questo modo. Se vi ricordate quello che diceva prima la professoressa Tombesi, nel secondo anno, quindi il primo anno che si approcciano alla scuola, cominciano già a parlare di organi collegiali e di quanto sia importante la collegialità, ma naturalmente non hanno ancora tutta la consapevolezza che invece arrivano ad avere in quinto, perché ormai sono passati 3 anni di tirocinio, quindi da soli si sono già resi conto di come l'insegnante non lavori da solo, però insieme cerchiamo di capire quanto sia importante e soprattutto come farlo, perché sappiamo
in maniera abbastanza evidente che non sempre lavorare all'interno di un sistema è facile, tutt'altro, è una cosa molto complessa su cui bisogna proprio lavorare anche su noi stessi e sulle nostre competenze. A questa complessità si aggiunge il fatto che noi insegnanti non soltanto collaboriamo con altri insegnanti, ma dobbiamo trovare una formula, una relazione particolare anche per esempio con i genitori dei bambini, e anche lì è un rapporto che sappiamo non essere sempre facile da gestire. Eppure questi studenti, tra l'altro parliamo di studenti del quinto anno e degli ex studenti diciamo del quarto anno dell'anno scorso, che hanno fatto supplenze più o meno lunghe in questi due ultimi anni, quindi tante di queste problematiche ormai sono loro stessi che ce le hanno suggerite come problematiche che sentivano come urgenti e che andavano affrontate. E poi parleremo in quinto anno sempre, che un po' va a chiudere tutto questo discorso, di inclusione e di equità, intendendo per inclusione non soltanto l'aspetto dell'inclusione del bambino con particolari, no? Magari disabilità o con condizioni particolari, ma intendendo per inclusione la possibilità di essere inclusivi per tutti, non soltanto per il bambino difficile, ma anche per quello magari particolarmente smart, per quello particolarmente bravo. Secondo noi, ecco, una scuola inclusiva è una scuola che lavora in questo senso, ma per lavorare in questo senso c'è bisogno di tanta collaborazione e di tanto lavoro appunto ecosistemico. E daremo uno sguardo sicuramente alla valutazione, rimanendo sempre a livello macro. Quindi in passato questi ragazzi hanno visto come valutare magari la singola attività, poi passano, mi riferisco a questo in terzo anno, passano in quarto anno a progettare un modulo, una sessione di lavoro più lunga, e quindi anche lì parlano di valutazione. Che cosa fanno in quinto? Cercano di capire come si passa dalla valutazione della singola attività o del periodo più o meno breve fino alla valutazione finale, che è un po', no, il dilemma che noi insegnanti abbiamo tutti gli anni o tutti i semestri quando ci troviamo a dover dare una valutazione sommativa. Come facciamo? Quindi insieme a loro cercheremo anche di capire quali strumenti per esempio possiamo utilizzare per arrivare dalle singole valutazioni a una valutazione che sia più formativa ma anche sommativa, quindi che vada a ricoprire tutto il percorso, non il singolo momento. Al centro di tutto trovate un termine che è quello professionalità docente. Come diceva prima la dottoressa Brazzoni, la professionalità per noi è il filo conduttore, cioè quello che ci lega, perché soprattutto in quinto ci aspettiamo non soltanto che gli studenti abbiano capito e siano consapevoli di che cosa vuol dire essere un professionista riflessivo, qual è il docente, ma soprattutto di sapersi anche valutare rispetto a quest'idea di professionista riflessivo. Ancora di più su questo aspetto noi insistiamo in quinto. Perché ci insistiamo tanto? Perché dopo di noi arriverà, noi speriamo presto, l'immissione in ruolo, quindi è importante che i ragazzi in quinto siano consapevoli del loro punto, del punto in cui sono rispetto alla loro formazione, ma anche rispetto a ciò che vogliono diventare in quanto professionisti. Che cosa vi chiederemo e chiederemo, possiamo passare alla slide successiva, che cosa dovranno fare questi studenti a scuola? Parte del lavoro sarà ancora di tipo osservativo, quindi chiederemo loro di osservare, ma progressivamente daremo dei piccoli compiti, cioè focalizzeremo e orienteremo la loro attenzione. Quindi una parte di osservazione c'è sempre. Anche lì la nostra diventa un'osservazione sempre più attiva e sempre più riflessiva, perché come dicevo all'inizio, gli studenti in quinto, noi speriamo, abbiano una consapevolezza un pochino più sviluppata. Poi chiederemo di leggere e analizzare i vostri curricoli annuali, sia i curricoli d'istituto che quelli che magari condividete, che i vostri. Quindi quando vi chiederanno la vostra progettazione annuale, non parliamo soltanto di documenti ufficiali, ma anche magari noi le chiamiamo le progettazioni grigie, cioè tutto quello che magari voi scrivete sul foglio o comunque il piano che voi vi siete fatti. E quindi vi chiediamo di condividere con loro questo tipo di discorso, anche perché chiederemo loro di progettare e condurre in prima persona un'attività. Loro avranno la possibilità di scegliere liberamente
che tipo di attività svolgere, sia all'infanzia che alla primaria, ma dovranno avere quest'ottica macro, cioè dovranno essere capaci di concordare con voi come inserirsi in questo curriculum che siete state voi o stati voi a realizzare, a pensare. Quindi devono avere la capacità di sapersi, come dire, introdurre nella maniera più possibile indolore nel vostro percorso. E poi chiederemo, come fanno già in quarto, di rilevare le modalità di valutazione e di documentazione esistenti a scuola. Tutto questo, tutto quello che loro faranno a scuola, lo scriveranno, perché effettivamente è un prodotto scritto, nel diario di tirocinio, che è un modello condiviso e soprattutto progressivo. Cioè, come dicevo prima, man mano che verranno a scuola noi chiederemo di fare determinate cose, di osservare determinate cose, e come in tutte le annualità, anche in quinto, in maniera ancora più, se vogliamo, intensiva, realizzano gli studenti il loro portfolio, perché, come dicevo all'inizio, il nostro è un approccio molto riflessivo, perché in quinto hanno sì ancora tante cose da imparare, ma soprattutto quello che ci interessa è che sviluppino questo atteggiamento riflessivo che poi noi speriamo li accompagni sempre, anche quando diventeranno insegnanti, speriamo che mantengano questo atteggiamento di autoriflessione e di autovalutazione. La slide successiva, ci sono i miei contatti. Professore, è tornato? Altri... Sì, ci sono. Io avrei fatto. Ok, illustrate voi la valutazione? Allora, come valutiamo i tirocinanti? La valutazione avviene su più fronti, perché se vedete c'è il tirocinio diretto, in cui voi insegnanti accoglienti avete un ruolo importante, perché voi stessi ci darete una valutazione, no, di come il tirocinante è stato a scuola. Durante il tirocinio indiretto, quindi negli incontri con noi, ogni volta chiediamo loro di fare un'attività e vengono valutati rispetto a queste attività. Alla fine del semestre con noi sostengono un colloquio orale, anche quello viene valutato, e realizzano il loro portfolio. Tutti questi elementi concorrono poi ad esprimere la valutazione che daremo ai singoli tirocinanti, valutazione che viene espressa in trentesimi, cioè ha un valore molto importante, perché è come se fosse un esame. Ma come ci arriviamo a quel 30 piuttosto che al 25? Con tutti questi elementi che andiamo, no, a sistematizzare insieme. Ho detto tutto? Sì. Grazie Marilena, volevo precisare appunto l'importanza degli input che voi ci date, noi ne teniamo conto proprio per formulare il giudizio finale. Volevo sottolineare anche un'altra questione che ha detto adesso la Marilena, cioè ovvero il fatto che gli studenti debbono allinearsi a voi. Questo è molto importante, è un atteggiamento molto importante. Loro debbono entrare in empatia col vostro modo di impostare la classe. Se fanno una lezione, deve essere in funzione di quello che è il vostro percorso e il vostro programma. Se loro inseriranno nei moduli o nel curriculum, l'ascolto è molto importante, prima l'ascolto di quello che fate, e loro devono essere capaci di adattarsi a voi, alla vostra classe, all'habitus che avete dato a quella classe. Credo che sia anche importante sottolineare come i percorsi del terzo, del quarto e del quinto sono speculari. C'è una prima fase in cui loro osservano voi che progettate, agite, e una seconda fase in cui loro provano a realizzare una lezione in terzo, un modulo in quarto, un curriculum in quinto sotto la vostra supervisione. Quindi però in tutti e tre gli anni prima guardano voi e registrano e raccontano quello che fate, e come se costruissero la progettazione vostra, osservandovi e discutendo con voi, dopodiché propongono. E chiaramente la proposta che faranno è una proposta che deve inserirsi perfettamente nella classe e sarà progettata con voi, suggerita da voi, indicata da voi,
sia nel momento di progettazione che nelle esecuzioni in cui li accompagnerete, lasciandoli il più possibile fare. Però credo che sia importante questa specularità. Prima dicevo dell'importanza di poter registrare, poi è chiaro come anche in questo caso l'università si adatta alle esigenze e allo stile della scuola. Per cui se potete farlo, si fa. Se non è possibile farlo, perché sappiamo che certe scuole hanno delle forti rigidità, e chiaramente noi ci adattiamo, non è obbligatorio, però cercate di capire l'importanza che può avere per uno studente vedere se stesso che agisce, perché da questo riesce a comprendere molte questioni. Io chiedo se ci sono domande sugli aspetti non organizzativi, sugli aspetti di impostazione culturale e didattica del corso. Ne parliamo adesso, perché poi volevo chiudere con la questione delle proposte formative e poi lasciare invece spazio a tutte le domande anche di carattere organizzativo, che immagino ce ne saranno tante. Quindi sugli aspetti didattici ci sono delle vostri interventi, qualche domanda, qualche chiarimento, qualche proposta? Facciamo così, vado avanti e illustro le due proposte formative. La prima proposta formativa è quella che facciamo ogni anno per tutti gli accoglienti, ed è sulla valutazione. Ci sarà un primo incontro iniziale in dicembre, ma si svilupperà tutto tra gennaio, febbraio, marzo, aprile, e saranno 4 incontri in videoconferenza, e tra l'uno e l'altro ci saranno delle attività. Come l'anno scorso sarà possibile o solo fare gli incontri in videoconferenza oppure partecipare. Chiaramente saranno due attestati differenti. Nell'attività seminariale saranno sia costruite rubriche e un modello per la progettazione sia del singola prova, ma soprattutto sommativa, sia poi una sperimentazione che verrà documentata. Chiaramente quello che in questa proposta noi faremo sarà quello non solo di capire come valutare singole prove, e discuteremo anche delle rubriche, ma soprattutto come passare dalle singole prove alla valutazione sommativa di fine quadrimestre, pensando anche a cosa registriamo in quel dispositivo che abbiamo tutti, che è il registro elettronico. Quindi cercheremo di essere il più concreti possibile, anche tenendo conto di quelli che conosciamo già essere i problemi che hanno le scuole. Questo percorso quindi sarà di 12 ore in incontri frontali in rete, più 6-8 ore di laboratorio, e il resto sono ore di lavoro individuale. Accanto a questa prova, a questo percorso formativo, di cui manderemo a breve il modulo per l'iscrizione, da quest'anno vogliamo anche proporre, sempre liberamente per chi vorrà e chi è interessato, un'attività di ricerca, ricercazione, che sarà documentata e potrà essere un titolo spendibile. In cosa consiste? Saranno composta da 2 ore iniziali di formazione sul feedback, su come riflettere, come dare feedback agli studenti, e poi in 4 ore di incontri che noi facciamo periodicamente con gli studenti di feedback. In pratica voi discuterete insieme a noi con lo studente, per esempio, che ha progettato in classe, quindi il lavoro di progettazione dello studente che voi seguite in classe, la riflessione su quel lavoro potrà essere fatta con noi. Saranno nell'arco del quadrimestre solo 4 ore. Massimo, penso anche meno, nel senso che poi nell'ora in cui incontrerete sentirete anche gli altri. Questo permette proprio di supportare ancora di più lo studente, ma soprattutto di dare 2 prospettive diverse, la nostra e la vostra, sull'agito dello studente. Diverse non perché ci sia una diversità di preparazione, ma perché voi vedete delle cose che noi non vediamo, e noi degli studenti vediamo cose che non vedete, cioè sono prospettive che partono da elementi differenti. Per arrivare alle 12 ore della formazione, il resto è attività individuale.
Questo tipo di attività, vi manderemo anche per questa un modulo, chi vuole, non è obbligatorio chiaramente, però ecco, sarà anche questa come dire, attestata a fine anno e sarà quindi un'attività di formazione e ricercazione scuola-università, partecipazione a gruppo di ricerca universitaria. Credo di aver detto tutto, se ho lasciato qualcosa, volete qualche chiarimento, sono qui a vostra disposizione. Poi, quando abbiamo finito appunto questi chiarimenti, diciamo più di carattere globale oppure anche sul percorso, vi lascio ai tutor per tutte le domande che possono esserci di carattere organizzativo. Professor Rossi, scusi, sono Ivana Federici, Scuola dell'Infanzia. Chiederei, avete già un tempo per la formazione delle 25 ore? Sì, ci abbiamo il tempo. Abbiamo... Sì, allora sono 12 ore, 12 ore. Quando inizia? Ecco, sì. E allora ci sarà un incontro il primo in dicembre e finirà in aprile. I quattro incontri saranno uno al mese e tra un incontro all'altro ci saranno 2 ore di attività. Grazie, molto chiaro. Se ci sono altre domande. Ha fatto bene a intervenire anche perché è chiaro che noi partiremo, parleremo anche del nuovo modello per la valutazione della scuola primaria, ma ci saranno anche, faremo riferimento al monitoraggio nella scuola dell'infanzia. Grazie, grazie infinite. Altre vostre curiosità, domande? Ti salve, io sono Laura Ricciardi dell'Istituto Comprensivo Osimo Fratelli Trillini e una domanda, non so, ho sentito per quanto riguarda la formazione ci saranno incontri in presenza in alcune ore appunto e altre online. Per quanto riguarda quelle in presenza... No, tutta la formazione... La formazione è tutta online. Ok, grazie. La formazione è tutta online. Perfetto, grazie. Ormai a certi livelli riusciamo a vedere come oggi funziona bene, stiamo abituandoci a certe cose e in più capendo che venite spesso da lontano sarebbe problematico, oltre che antiecologico, venire. Finché funziona, per quello che funziona facciamo. Poi sappiamo che certe cose non funzionano online, soprattutto con le classi, soprattutto perché i ragazzi tra di loro debbono avere anche questa relazione. Ma per quello che funziona utilizziamolo online. Perfetto, grazie mille. Se ci sono altre questioni. Buonasera, io sono Calamante Simona, insegnante di scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Beniamino Cigli di Recanati. A proposito di formazione, diciamo di noi docenti tutor, leggevo che è facoltativa, cioè nel senso che noi possiamo scegliere a quale aderire delle due proposte. Allora, è facoltativa, potete farle tutte e due, potete farne una o nessuna. Però diciamo, questo è sganciato dal discorso poi di essere tutor. Diciamo. Certo, non dipende, non c'è nessuna... Cioè questa qui è un'offerta che facciamo noi formativa per okay. Poter... È un momento anche che a noi è molto utile proprio per capire, migliorare il nostro percorso, perché ragionando con voi abbiamo imparato tante cose anche nel passato che dopo sono diventate degli elementi che abbiamo introdotto nei percorsi formativi con gli studenti. Okay. Quindi per noi è molto importante, pensiamo che sia reciproco il vantaggio, è un percorso di riflessione comune su un tema come quello della valutazione che è fondamentale per la scuola in questo momento, c'è molta riflessione, ma poi quello che emergerà da qui lo riporteremo ai nostri studenti nei percorsi formativi che faremo con i nostri studenti. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Grazie, grazie. Sono al bar della stazione d'Ancona se volete sapere maggiori informazioni. Altre domande? Andiamo verso le slide. Chiedevo se era possibile avere le slide per poterle condividere con gli altri colleghi che saranno tutor. Ecco. Questo sicuramente. Se li inviate via mail. Ci sarà anche la
scusi. Non solo li manderemo via mail, poi preciserà la dottoressa Tombesi, più che via mail li mettiamo in quel sito in cui c'è tutto, ma anche il video di questo oggi è visibile, per cui chi vuole può averlo. Se vuoi aggiungere qualcosa, Sabina? Stavo dicendo che alcuni docenti che non hanno potuto partecipare oggi pomeriggio ci hanno chiesto proprio, visto che avevano degli impegni collegiali, di poter avere i materiali. E ho detto a tutti di stare tranquilli perché faremo avere tutto il materiale, sia le slide che la registrazione. Grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera, io sono Simona Benigni dell'Istituto Comprensivo di Camerano e Sirolo e volevo infatti avvisare che diversi miei colleghi non hanno potuto partecipare, ma ho già girato il link che è stato messo in chat e quindi potranno vedere la registrazione dal link fornito. Grazie. La ringrazio molto, grazie a lei, grazie per la collaborazione. Allora, se non ci sono altre domande, vi lascio in modo che mi appropinco al treno e lascio invece i tutor con voi per rispondere se ci sono anche domande più di carattere organizzativo, specifico, qualcosa che può essere interessante. Fate pure, è bene che esprimiate tutti i vostri dubbi sia sull'approccio e sull'impostazione che abbiamo descritto sia sugli aspetti organizzativi che sappiamo ce ne sono sempre molti. Qualche domanda? Buonasera. Sì. Buonasera, posso? Ah, ok. Vada. Buonasera. Sono Elisabetta Olivi dall'Istituto Comprensivo Giacomelli di Senigallia e purtroppo la dirigente né io, collaboratrice della dirigente, siamo potute essere presente al primo incontro che c'è stato il 22 settembre e niente, quindi questa sera è il nostro primo incontro come istituto. E chiaramente avvieremo tutta la procedura poi di contatto e di formazione anche per i docenti tutor. Probabilmente, signora Olivi, probabilmente avrete ricevuto comunque le slide, perché le abbiamo mandate, le slide dell'incontro con le istituzioni scolastiche e con i dirigenti dovremmo averle già mandate. Non so se le avete ricevute. E non la sentiamo al microfono chiuso, signora Guardi. Dicevo, probabilmente poi no, ma dalle informazioni di questa sera potremmo reperire tutto sul sito di cui appunto avete parlato questa sera. Quindi grazie, era solo per avvisare. Scuola, che mi ripete per favore che scuola è? È Istituto Comprensivo Giacomelli di Senigallia. Okay. Provvedo a mandarle grazie già questa sera. Grazie mille. Salve, anche noi abbiamo avuto la stessa problematica, mi scusi, il comprensivo di Mogliano. Va bene. Perfetto, okay. volevo precisare. Scusate, volevo precisare una questione, può essere importante. In queste slide abbiamo descritto perché parlavamo con gli accoglienti e progettuali, mentre formali può convenzionarsi, quindi sono un po' diverse le slide dell'altra volta. Ve lo segnalo per capire che risponde a due domande diverse. Grazie. Cosa so quelle? No, quelle là? Scusate, forse allora, mi è sfuggito qualcosa. Sono sempre Calamante Simona dell'Istituto Comprensivo di Recanati, Beniamino Gigli. Quindi le slide le avremo per email? Le slide le metteremo nel sito della formazione insieme con la registrazione. Ok. E quindi potrete averle direttamente tramite il sito che utilizziamo per la formazione. In più, stavo dicendo, delle slide che abbiamo utilizzato la volta scorsa, dove abbiamo dato delle indicazioni tecniche e organizzative proprio alle segreterie per l'inserimento degli studenti nelle piattaforme,
Le altre slide invece le abbiamo mandate, ma quelle sono dirette alle scuole, alle segreterie della scuola per fare la parte più burocratica e amministrativa di inserimento degli studenti. Quindi sono due tipologie di slide diverse, due tipologie di informazioni diverse. La prima che abbiamo riguardano l'incontro che abbiamo fatto il 22 di settembre con i dirigenti scolastici e con le segreterie amministrative per gestire la parte burocratico-amministrativa. E quelle le abbiamo già mandate alle scuole e appena possibile manderemo anche le registrazioni. Invece le slide di questa sera le troverete nel canale della formazione e invece la registrazione nel canale YouTube che già vi è stato indicato nella chat. Perfetto, grazie. C'è una domanda in chat. C'è una ho una domanda. Sono Franca Basso dell'Istituto Comprensivo di Grottammare. Allora, non mi è stato ancora possibile inserire i nomi delle tirocinanti e i relativi tutor a loro affidati perché c'è qualche problema sul sito dell'università. Vi risulta quanto dovrei aspettare ancora? Sulla piattaforma S3, per intenderci. Allora, vado, S3 oggi non funzionava perché era previsto un aggiornamento, quindi si è approvato proprio nella giornata di oggi, è possibile che non sia riuscita, è però già tutto sistemato, io oggi pomeriggio quindi, sono entrata, quindi è stata sfortunata secondo me. No, perché neanche ieri funzionava. Allora no, è solo oggi, nella giornata di oggi. Però ieri c'erano... era un sovraccarico, non lo so, c'era scritto che era sospeso il servizio e oggi dicevano che era... Allora, di ieri io non lo so, posso dirle che oggi sì, perché era previsto proprio un aggiornamento, quindi eravamo state avvisate che ci sarebbero potuti essere dei problemi. Ieri io non lo so, quindi... Proviamo domani. Certo, domani. Domani saremo più fortunati. O questa notte, di notte lavorano in pochi. Va bene, grazie. Lavorate in molti di notte, anzi ve lo dico perché io vedo gli inserimenti e sto vedendo le orari. Molte. Sì. Va bene, grazie. Grazie a voi. Salve, buonasera, sono Alessandra Rossi dell'Istituto Comprensivo Galileo Ferraris di Ancona. Invece vi volevo dire che a me è arrivata la stessa mail praticamente sull'inserimento della ragazza, ma solo con il nome della ragazza e vabbè il suo corso. Io cosa devo fare? Perché lì non dice nient'altro se non l'informativa sulla privacy, sul discorso del Covid, ok, ma nient'altro. È normale. Due uguali, no, perché questo è il primo anno che faccio, diciamo, da tutor. E sono due uguali, dico, chissà perché me ne hanno mandate due uguali. Allora, le spiego che com'è la scuola? È il Galileo Ferraris di Ancona. Ferraris. Falconara Marittima. Sì, Falconara. Forse sì. È successo che per sbaglio lo studente è stato inserito due volte, sì. A voi vi arriva la mail, quando lo studente accetta, vi arriva la mail informandovi che lo studente ha accettato. Forse le è arrivata due volte la mail perché la scuola prima erroneamente ha inserito due volte lo stesso studente, ma il bello è che anche lo studente ha accettato due volte. Ah, non vi preoccupate, okay. Però è tutto, l'importante è che almeno una vi arrivi. Perfetto, quindi è tutto a posto, diciamo. No? Sì, comunque le mail che arrivano a voi insegnanti, parlo, sono tutte email informative, quindi okay. Potete dare una letta e non dovete fare niente voi. Ecco, perfetto, ecco questo, infatti non sa, devo fare qualcosa, me ne mandano. No, voi insegnanti non dovete fare niente in S3, è solo okay. A livello informativo vi informiamo che hanno accettato, scusate. Scusi, perfetto, finché il pallino è giallo, non possono cominciare, vero? Finché il pallino... No. Allora, sulla piattaforma non possono iniziare. No, possono cominciare, cominciare quando vedete il pallino verde, vuol dire che la posizione assicurativa è definitivamente aperta. Quindi aspettate i bollini verdi. Questo ovviamente per le referenti che inseriscono, gli insegnanti questi benedetti pallini non li vedono. Ecco.
Però le insegnanti, sì, no, chiedete ai referenti quando il pallino verde. Comunque i ragazzi stati informati che possono entrare a scuola solo quando il sistema li avverte. Quindi gli studenti sanno benissimo, perché gliel'abbiamo ripetuto più volte, che possono entrare solo quando il sistema dà l'autorizzazione. Viene proprio utilizzata questa parola. Quindi voi non preoccupatevi, perché siamo abbastanza certi che quando i ragazzi verranno a scuola hanno la posizione assicurativa aperta. In ogni caso, nel sistema, chi ha la referenza vede che i pallini sono verdi. Allora, posso intervenire? Certo. Quando noi abbiamo questi pallini verdi, sì, per intenderci, poi comunichiamo sia ai ragazzi, agli studenti, che ai tutor. Quindi l'inizio, quindi questo è placido. Gentilmente vi chiederemo, io vi chiederei per me, ma penso anche per gli altri. Non è dopo. Alcuni studenti lo fanno, altri no, il numero di cellulare. Perché io, alcuni lo mettono e altri no. Non so se per la privacy lo potete chiedere. Il cellulare, no, per noi è comodo, degli studenti, ognuno il suo. In S3 però non c'era possibilità di mettere... No, però a noi serve, diciamo, per rendere più fluida, no, la comunicazione. Sì, sì, voi potete chiedere il numero del cellulare, anzi... Voi non potete dire loro di metterlo? Dove, in S3? No, non credo. No, non in S3. Loro ci inviano no, la domanda. Sta dicendo, ecco, suggerire agli studenti quando fanno la domanda di inserire il cellulare, perché chiaramente velocizziamo tutti i rapporti tra scuola e studente. Esatto. Grazie per il suggerimento. Adesso noi li abbiamo degli anni precedenti, ma quelli che iniziano il secondo e il terzo, è vero che poi con la mail... Facciamo subito, però sarebbe più veloce la comunicazione. Questa è una richiesta mia personale. No, va benissimo. Grazie per il suggerimento. Chiudetemi gli audio, per favore. C'è una domanda sulla formazione, se possiamo ripetere come si articola. Scusate, io avrei una domanda ancora sentivo parlare di inserimento degli studenti. Io, perché quest'anno sarò nuova in questo ruolo di tutor, e a me personalmente non è arrivata nessuna mail. Dobbiamo aspettare, perché adesso sentivo parlare di inserire gli studenti, diciamo, in una... Vedo piattaforma. No, allora, l'inserimento in piattaforma non lo fate voi insegnanti, infatti non vorrei che stessimo generando confusione. Ecco. Cioè, ogni scuola ha individuato il suo referente, che potrebbe essere un insegnante, come un personale della segreteria che fa questi inserimenti in piattaforma, non siete voi insegnanti. Posso intervenire un attimo? E noi l'anno scorso abbiamo fatto, ogni insegnante ha fatto, diciamo, il suo tirocinante, ha lavorato per il suo tirocinante in questo senso. Invece ci vuole un referente, stavo sentendo, giusto? E noi abbiamo fatto anche questo. Allora, posso? Scusate, io ho fatto questa domanda perché sono sia tutor che insegnante referente, E forse no, io dicevo che ognuna di noi, l'anno scorso, ognuna di noi ha fatto il suo, insomma. Invece sarebbe bene che ci fosse un referente, giustamente, no? Dicevate. Posso rispondere? Allora, ogni scuola decide autonomamente, nell'ambito del proprio organigramma, come organizzarsi, nel senso... Ci sono scuole che preferiscono delegare le funzioni relative all'organizzazione, alla gestione della piattaforma ad un'unica persona, no, che si occupa quindi di queste funzioni, ma ci sono scuole che invece si sono, diciamo, organizzate diversamente, distribuendo questa responsabilità. Quindi, allora, il referente del tirocinio è un'opzione che è stata fatta da alcune scuole. Non è detto che tutte si debbano organizzare alla stessa maniera. Ci sono scuole in cui se ne occupa il collaboratore del dirigente, scuole in cui se ne occupano le funzioni strumentali. Quindi
L'idea di scegliere un referente è un modo sicuramente per, diciamo, avere una persona che si incarica di questa responsabilità, ma non è detto che debba essere la formula. Grazie mille. Un'istituzione scolastica nella sua autonomia decide autonomamente come organizzarsi. Non mi ha fatto mettere il computer. Scusi, posso intervenire? No, io sono sia docente tutor che la referente. Volevo chiedere una cosa. Io ho dei vostri docenti che stanno partecipando nel nostro istituto comprensivo. E di questi docenti ho il pallino verde su una studentessa del 28 settembre. Data inizio, e invece ho altri studenti che hanno una data precedente, però ancora hanno il pallino giallo. Sì, è normale perché sì, dovete. Allora, considerate che approfitto della sua domanda anche per rispondere a una domanda di qualcuno che ce la sta facendo in chat da diverso tempo. Quando inizia il tirocinio? Marilena, non si è capito cosa devono fare, non so se sono solo io o anche altri. No, io ho capito quello che devo fare, volevo solo capire, anche se questi sono precedenti, no, dovete ancora hanno il pallino giallo? Allora, dovete aspettare, hanno ancora il pallino giallo perché ci dovete dare il tempo di processare tutte le domande che arrivano, non è detto che vengano approvati quelli che arrivano prima, perché magari... Scusate, sento solo io male o anche voi? Noi sentiamo bene, prof. Si sente bene Marilena? Si sente bene, sì. Sì, bene. Ok, provo ad andare avanti. Allora, dicevo, non è detto che vengano attivate prima le posizioni degli studenti per cui voi avete fatto le domande prima, perché magari per qualcuno abbiamo riscontrato un problema, quindi la pratica si ferma un attimo, ma nel giro di un paio di settimane contiamo di concluderle tutte. In ogni caso mi agganciavo a questa sua domanda perché qualcuno chiedeva prima quando iniziamo il tirocinio. Allora, da un punto di vista puramente burocratico, quando c'è il pallino verde, perché sappiamo che c'è. Posso chiedere di spegnere i microfoni? Ok, ci provo. Perché sappiamo che quando il pallino è verde l'assicurazione c'è e quindi siamo sicuri da quel punto di vista. Però quando inizia il tirocinio non dipende tanto da quello, ma dipende anche dalle indicazioni che noi diamo ai ragazzi durante il tirocinio in diretto. Vi faccio l'esempio del quinto anno, che è quello di cui mi occupo io. Noi fino a metà ottobre più o meno stiamo dicendo agli studenti di aspettare, perché noi abbiamo iniziato i nostri incontri la scorsa settimana. Questa settimana avremo il secondo incontro, quindi ancora non abbiamo dato loro le indicazioni su cosa fare durante il tirocinio diretto. Quindi in linea di massima per tutte le annualità, poi magari interverranno le colleghe, fino a metà ottobre state tranquilli che ci sarà tempo per rendere tutti i pallini verdi, e comunque ai ragazzi abbiamo detto di aspettare almeno fino a metà ottobre. Poi invece nello specifico dipende la data di inizio del tirocinio, dipende anche da che tipo di tirocinio e quale annualità frequenta il tirocinante. Se fa il quinto anno, a breve inizierà. Se fa il terzo anno, la primaria inizierà questo semestre, faranno infanzia il secondo semestre. Se fanno il quarto anno, il contrario, quindi inizieranno l'infanzia ora e faranno la primaria nel secondo semestre. Se frequentano il secondo anno, faranno sia infanzia che primaria il secondo semestre. Quindi dipende da che tipo di tirocinio fa il vostro studente. Non c'è una data fissa per tutti, perché appunto dipende se siete insegnanti di scuola, infanzia o primaria, di che tipo di tirocinio deve fare il vostro studente. Capisco che può sembrare difficile. Grazie. No, è stata chiarissima. Marilena, senti, facciamo rivedere un attimo la tabella, così si rendono molto meglio. Allora, guardate. Ricondividiamo un secondo solo questa tabella, così vi rendete conto meglio, vedete? Allora, ci sono tutte le annualità,
Per esempio, il tirocinio del secondo anno partirà dal secondo semestre, vuol dire da febbraio 2022, perché il secondo anno il tirocinio non ce l'ha il primo semestre. Al contrario, il quinto anno il tirocinio ce l'ha soltanto il primo semestre e non il secondo. Invece, per quanto riguarda il terzo anno, hanno prima la primaria e poi l'infanzia. Al primo semestre la primaria, al secondo semestre l'infanzia. Al contrario, il quarto anno hanno nel primo semestre l'infanzia e il secondo semestre la primaria. Quindi questa, per esempio, è molto importante, questa tabella, perché così vi potete rendere conto anche effettivamente quando partono tutti i vari tirocini e per quale ordine di scuola. Questo perché? Perché magari le tutor che si sono occupate nel primo semestre delle studentesse del quinto anno possono essere le stesse una volta che hanno terminato con loro per occuparsi il secondo semestre del secondo anno. Infatti, come dicevamo, una docente tutor accogliente può avere più di un tirocinante. Se se la sente di seguire più studenti, può farlo tranquillamente. Ok, scusate, una domanda. All'interno delle scuole, oltre ai tutor, ci deve essere una referente dei tutor? Allora, come dicevamo prima, non ci deve essere una referente. È ogni scuola che decide autonomamente, in base al proprio collegio, alle scelte del collegio dei docenti, in base al proprio organigramma, che decide se individuare determinate figure che si occupano di certe funzioni. Quindi non è detto che vi debba essere una referente. Cioè, alcune scuole, per semplificare la procedura, hanno deciso di mettere in mano a una figura questo incarico. Però non è detto che ci debba essere una referente. Non la sento. Sala lì. Non mi sente? Noi ti sentiamo. No, sapete. È metallica, non è arrivato niente. Allora, ripeto, mi sentite adesso? Sì, sì. Allora, stavo dicendo, la scelta di avere una referente per il tirocinio è una scelta individuale della singola scuola che nella sua autonomia decide come raggruppare le funzioni e come organizzare i compiti. Non è previsto in nessuna norma. Per quella che è stata la mia esperienza sul campo, gli osservo. Allora, non è scritto in nessuna norma che è necessario avere un referente per il tirocinio. Sta alla libera scelta dei collegi docenti di individuare una persona o di lasciare in mano questa funzione a più docenti. Chiaro? Molte scuole si sono organizzate così per semplificare, ma non è detto che debba essere la formula scelta da tutte le scuole. Ultima domanda, ho visto in chat Sabina, scusa, per la formazione, poi vedrete bene dalle slide, ci sono due percorsi sinteticamente, uno sulla valutazione che potrete seguire come percorso di ricercazione laboratoriale insieme a noi ed è riconosciuto dalla piattaforma Sofia per un totale di 25 ore. L'altra modalità è seguire soltanto il webinar e non fare le attività laboratoriali, sempre sulla valutazione. Mentre la novità di quest'anno è focus sul feedback, quindi chiediamo ai docenti accoglienti di lavorare con noi e di vedere lo studente da diverse prospettive, per cui faremo una breve formazione iniziale di 2 ore online, poi verrete ai nostri incontri in sincrono con gli studenti sulla piattaforma Teams per proprio fare un feedback a tre, con tre prospettive, tutor accogliente, tutor coordinatore e studente, e poi verranno riconosciute anche un monte ore di circa 6 ore per il lavoro individuale che farete in aula insieme allo studente o a casa da soli. Quindi sono due tipi di percorsi diversi. Senta, ma questa formazione è obbligatoria, si diceva? No, tutto facoltativo. Tutto facoltativo. Anche il focus di a tre. Sì. Anche quello è facoltativo. È auspicabile perché noi ci teniamo molto, chiudiamo il cerchio del profilo dello studente. Se voi ci date il vostro pezzettino, la vostra visione dello studente, della sua postura in aula, per noi sarebbe proprio una chiusura del cerchio e sarebbe uno scambio molto proficuo, anche per lo studente stesso, credo, ma formativo per tutti, diciamo. Ok. Quindi, allora, noi... Prego, professore.
Stavo dicendo, noi sappiamo i molti impegni che avete e quindi non ve lo chiediamo come obbligatorio. È chiaro che se lo ritenete invece vantaggioso anche per voi questa riflessione, questo percorso di ricercazione triangolando sullo studente, quindi riflettendo sulla didattica insieme a lui, è un percorso che richiede 6 ore in video con noi, più 6 ore di lavoro individuale, più il lavoro vostro, quindi noi certifichiamo 12 ore. Ecco, questo è chiaramente facoltativo. Pensiamo che sia vantaggioso sia per il nostro percorso che per il percorso dello studente, speriamo anche per voi, però non è sicuramente un aspetto obbligatorio. Approfitto anche per salutarvi. Vi do la buona notizia che il treno è puntuale, per cui questo mi fa molto piacere. E vi saluto, vi ringrazio molto per tutta la disponibilità che avete avuto. Chiedo scusa. Potete continuare. Grazie a lei. Buonasera. Chiedo scusa, buonasera. Sono sempre Simona Benigni dell'Istituto di Camerano. Posso fare una domanda? Certo, Simona. Certo. Grazie. E avrei delle colleghe che non sono tutor quest'anno perché non hanno ancora il corso di formazione, interessate a frequentare il corso di formazione. Possono accedere al vostro corso, quello su Sofia, o è solo per i docenti tutor di quest'anno? Allora, siccome è un percorso numero chiuso, diamo la priorità ai tutor accoglienti. Okay. Se ci dovessero essere posti liberi, naturalmente sì. Quello web sul non laboratoriale, quindi quello aperto a tutti sul nostro canale YouTube, quindi quello è possibile seguirlo senza fare le attività laboratoriali. Quello una cosa, ma c'è il corso di formazione su Sofia? Sì, signora Moretti, c'è il corso di formazione su Sofia di 25 ore. Ma volendo si può frequentare soltanto, si possono ascoltare e partecipare ai webinar senza fare l'attività laboratoriale. Quello però non è riconosciuto. Rilasciamo noi un attestato come la registrazione. Grazie, sì. Vorrei chiarire, posso chiudere la signora. Per diventare docenti tutor accoglienti non è che è necessario il corso aiuta la formazione, ma non è il requisito. Vorrei precisare che la parte del corso di formazione, essendo erogato online, potete partecipare anche con il numero, sarà molto alto. Chiaramente invece la parte laboratoriale sarà più a numero chiuso. Completo quello che stavo dicendo. Dicevo che il criterio di accesso per diventare docenti tutor accoglienti sono i 5 anni di servizio di ruolo. Quindi l'unico criterio che è veramente dirimente per poter diventare docenti tutor accoglienti, io invito tutti i docenti a fare questa esperienza perché è davvero formante, non è tanto il partecipare ai corsi che organizza l'università, che questo è un plus, cioè è un'aggiunta in più perché viene fornita, no? Una possibilità di formazione approfondita. Però la possibilità di diventare tutor accoglienti si ha solo dopo che si è maturata questa esperienza di 5 anni di servizio di ruolo. No, la ringrazio. La mia domanda era solo perché nel nostro istituto comprensivo a Camerano abbiamo molti docenti sensibili che avrebbero piacere di essere docenti tutor accoglienti, perché come dicevate prima è un'occasione formativa sicuramente per i ragazzi che vengono, ma anche per noi, perché avere qualcuno in classe che ci fa da specchio durante le lezioni è fondamentale. Solo che essendoci alcuni mi viene alunni, comunque alcuni studenti che vengono assegnati, da noi è stata data la precedenza ai docenti che avevano frequentato il corso per tutor. Allora ho delle colleghe che avrebbero piacere a frequentare il corso tutor non avendolo frequentato in passato, per questo chiedevo se era aperto solo a chi è già docente assegnato o anche ad altri docenti interessati, ma la dottoressa Brazzoni mi ha risposto molto chiaramente dicendo che verrà data precedenza a chi è già segnato, poi nel caso di esubero di posti sarà data la possibilità anche agli altri. Grazie. Perfetto. Io, se posso, approfitterei dell'ultima considerazione che è stata fatta per ricordare che non sempre, cioè di solito fate questa domanda, oggi non è venuta fuori, ve la ripropongo io.
se lo studente può essere in classe anche quando non ci siete voi, cioè il tutor ufficialmente, no, designato a quello studente. Assolutamente sì, anzi, è una cosa che io in particolar modo il quinto vi chiedo, perché se vi ricordate quello che abbiamo detto, una mano? Facciamo capire che non l'insegnante non lavora da solo ma insieme agli altri, quindi se oltre che ad essere in classe con voi è presente anche in momenti di programmazione oppure quando voi non ci siete ma c'è l'altro insegnante, ben venga. Quindi magari se qualche insegnante della sua scuola vuole mettersi in gioco, mettersi alla prova anche in questo ruolo, può comunque affiancarvi nella gestione dello studente fino a quando non riuscirà a diventare tutor accogliente. Sì, grazie. Noi lavoriamo molto per classi parallele, quindi dovremo avere due studentesse nelle nostre classi e quindi una lavorerebbe, parteciperebbe insomma alle lezioni di due terzi a tempo normale e l'altra invece nella terza a tempo pieno, quindi vedrebbero anche le due modalità di lavoro. Perfetto. Grazie. Allora, prima, preciso l'ultima cosa, qualcuno chiedeva come facciamo noi a sapere prima che annualità quale annualità devono gli studenti devono frequentare. Ve lo diranno, allora, se voi in S3 c'è tutto, ma capisco che gli insegnanti non accedono a S3, quindi non lo sapete. Io, nel nostro caso, noi chiediamo agli studenti, appena sanno che è tutto sistemato dal punto di vista amministrativo, di contattarvi. Anzi, approfitto anche per dire che noi chiederemo agli studenti i vostri contatti mail, perché ci teniamo anche noi ad avere un contatto con voi, ma in ogni caso subito noi li sproniamo a contattarvi in modo da innanzitutto organizzarvi insieme quando vengono, a che ora, non è che vengono quando vogliono, ma tutto va concordato. Quindi faccio un esempio, anche se uno studente è del secondo, magari appena avranno l'ufficialità della scuola saranno loro a contattarvi e a spiegarvi tutto. Questa è una cosa che diciamo loro di fare subito, prendere i contatti con i tutor accoglienti, la prima cosa, quindi vi indicheranno anche quale tipo di tirocinio devono fare, ok? E i pallini, l'ultima cosa, i pallini gli insegnanti non li vedono, quindi non vi preoccupate di questi benedetti pallini, non ci pensate. Quando lo studente arriva da voi vuol dire che sa che può venire a scuola, perché li abbiamo ben indicati da questo punto di vista. Quindi non pensate ai pallini, voi pensate a altro, a supportarli, a guidarli, lasciate perdere i pallini. Ultima domanda, mi scusi, incontri con voi non ce ne saranno più durante l'anno? Avremo a che fare solo con i nostri alunni, studenti? No. Allora, quel corso, il secondo tipo di formazione che oggi vi è stato presentato, è stato proprio pensato anche per creare tra noi e voi un filo diretto. Noi speriamo che in tanti partecipiate, perché vorremmo avere un incontro, un incontro, ecco, però invece di farlo collettivamente lo facciamo in piccoli gruppi. Ho capito, grazie, allora grazie mille. Grazie a voi. E il focus sul feedback e i moduli di iscrizione ci arriveranno sempre tramite segreteria, giusto? Penso di sì. Perfetto, nel senso che l'altro è sulla piattaforma Sofia, questo essendo una cosa interna la riceveremo comunque via mail. Certo, lo metteremo anche sul sito quello del tirocinio, in modo che lo potete vedere anche lì. Grazie. Volevo dire un'informazione che non abbiamo dato finora. I nostri studenti hanno fatto un corso sul Covid, se questo può essere utile anche averlo come informazione. Quindi sono preparati anche sulla specificità, oltre ad avere tutti chiaramente il Green Pass, no, non possono entrare. Questo mi sembrava importante ripeterlo. Buonasera. Scusate, una domanda. Volevo sapere una cosa per quanto riguarda la piattaforma Sofia e la formazione. Abbiamo una qualche voce da spuntare per scrivere che siamo docenti, insomma, accoglienti? Oppure andiamo semplicemente in piattaforma e ci iscriviamo? Allora, non c'è una possibilità di inserire questa informazione, come dicevo prima, siccome sarà online, non è che per la parte frontale, cioè quelle 12 ore, non c'è un limite di numero. Il numero c'è solo sulla parte relativa alla seminariale.
alla componente seminariale. Rispetto a quello, quindi, noi dovremo acquisire informazioni anche dirette e manderemo un modulo da riempire. In questo modo voi, perché noi prima manderemo un modulo, in base al modulo metteremo poi la lista in Sofia. Sul modulo vi chiederemo anche se siete accoglienti. Ripeto, però a noi interessa anche allargare, perché magari uno in quest'anno può essere accogliente, l'anno prossimo no, e altre persone dovrebbero poter essere anche in questo senso formate, quindi la parte cercheremo di allargarla il più possibile in modo che tutti quelli che vogliono possano partecipare. Ok, quindi in ogni caso noi aspettiamo vostre notizie prima di andare a segnarci nei vari corsi di formazione. Certo, okay. Grazie, sì. Grazie, grazie. Condivido l'immagine con i contatti perché alcuni docenti l'avevano richiesto, eh. Ecco, spero che sia chiara il doppio livello di formazione. Un corso è un corso di 25 ore formazione che è parallela a quello che fa anche l'USR sulla valutazione. Prevede 12 ore di lavoro frontale, 6 ore di lavoro seminariale, mentre l'altro corso è un corso di ricerca azione, di ricerca in cui noi insieme a voi daremo dei feedback agli studenti. Questo sarà di solo 2 ore iniziali più 4 ore di colloquio tra noi, voi e gli studenti e gruppi piccoli di studenti sui loro lavori, quindi un confronto sulle pratiche. Io vi saluto e se ci avete ancora altre domande vi risponderemo. Marilena, scusa, sono tutor accogliente di una ragazza, di una studentessa del 5° anno. Lei è stata già con me in precedenza e adesso ci siamo rimessi in contatto perché sta aspettando questo benedetto bollino verde. L'ho tranquillizzata, io ho detto che adesso appena ci danno il via lei può iniziare, perché giustamente manca solamente 3 esami e la laurea, quindi vorrebbe finire questo percorso. E quindi senti, ti do del tu, Marilena, io gli ho detto di stare serena e che quando lei comunque inizierà praticamente vivrà la scuola che ormai si è avviata, perché adesso ancora abbiamo gli inserimenti, no? Fino a metà ottobre sono nell'infanzia, quindi lei già lo conosce l'ambiente perché è già stata con noi nei primi periodi. Ecco, e un'altra cosa che volevo chiederti invece è noi mentre lavoriamo, no, per questa, diciamo, per questa modalità più formativa per lei, no? E costruiamo questo percorso anche individuale dove lei andrà ad agire. Noi già abbiamo fatto queste cose, no? In precedenza, anche se non erano richieste nel terzo e nel 4° anno. Ecco, volevo chiederti questo. Se non dovessero darci la possibilità di fotografare, no? E di registrare, potremmo magari produrre del materiale dei bambini da fornirci magari quando abbiamo il feedback, se riesco a collegarmi con voi e con la studentessa? Assolutamente, sì, direi che sì, cioè tutto ciò che può essere una forma di documentazione va bene, se non riusciamo a registrare audio e video, la soluzione proposta mi sembra ottima. Quindi, perché anche noi abbiamo lo stesso problema, no? Che anche nel nostro istituto c'è questa difficoltà per la privacy e la nostra preside giustamente ci tiene molto, e chiedere a tutti i bambini comunque, no, questo documento. Certo. Adesso vediamo se poi voi fornite un modulo facilmente accessibile, distribuibile, tutto quanto concesso dall'istituto, diciamo, in riferimento a una cosa importante. Poi noi come docenti comunicheremo che è comunque un'esperienza bella per i bambini. Io come sempre quando introduco un tirocinante in classe dico sempre nei gruppi dei genitori che è comunque un arricchimento, perché oltre a formare l'insegnante anche il bambino interagisce con persone che sono pulite, tra virgolette, no? Che non sono deviate dalla deformazione professionale, quindi c'è la spontaneità, c'è anche la genuinità e è un arricchimento per la classe, quindi stanno serenamente i genitori. Ecco, benissimo. Volevo dire questa cosa e basta, grazie. Grazie.
Ma io penso che qui dobbiamo essere molto flessibili, prima di tutto partire da quello che la scuola decide, non è che impossiamo, noi non, sicuramente non imponiamo niente, volevamo solo far capire che la videoregistrazione è la cosa ottima perché ci si lavora molto bene per formare i nostri studenti, quando si rivedono capiscono tanto, se non è possibile quello pensate a un audio, pensate anche a un audio che lo studente trascrive e poi distrugge, quindi non come un documento che resta, perché voi potete pensare anche che registra solo per prendere appunti, poi trascrive il dibattito e poi distrugge sotto i vostri occhi la registrazione. Quindi cerchiamo di vedere a scala tutta una serie di possibilità. Poi è chiaro invece quell'altro discorso secondo me è valido comunque, perché ragionare su quello che hanno fatto i bambini, sui prodotti dei bambini, è comunque importante a prescindere dall'audio o dal video. Anzi, un'ottima idea che ci ha dato, che condividiamo insieme, proprio su questo fatto di confrontarsi anche su quello che hanno prodotto gli bambini stessi. Sì, forse la prima valutazione deriva anche da questo, no? Dall'analizzare il prodotto al momento, certo, confrontarci certo. E si vede un po' il cammino e la crescita, no? Certo. Del piccolo periodo che stanno con noi. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio moltissimo per... Ci sono domande scritte sulla no, chat? Nessuno, no? Soltanto ringraziamenti, allora, e saluti. Grazie a voi tutte per la disponibilità. Mi sembra che sia una collaborazione bellissima, ottima. Va tutto a vantaggio della scuola di domani. È un modo di essere attenti alla scuola di domani. Vi ringrazio moltissimo. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera, buon lavoro. Buonasera.